Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro finalmente casa mia e vi dico già subito che non è finita. Diciamo all'inizio proprio della nostra avventura in questa casa, quindi mancano i quadri, mancano i tappeti, mancano tutto quello che magari può rendere più calda una casa, e magari più in là vi farò vedere e poi come l'avrò sistemata e migliorata. Quindi partiamo subito, entriamo a casa, entriamo subito nel soggiorno e troviamo questo grandissimo divano che io l'ho tanto desiderato sempre con Fabio, e finalmente ce n'abbiamo uno, anche se non sempre è così sistemato perché c'è Mia e quindi ci sono i copri divani, ma va bene. E poi se ci giriamo subito troviamo il tavolo sulla sinistra, che è un tavolo che ho comprato da un mobilificio qui vicino nella mia zona. Sempre le sedie sono tipo poltroncine, mi sono piaciute tantissimo e sono veramente comode, e il tavolo si apre fino a 10 persone. E la cosa che mi è piaciuta soprattutto di questo tavolo è il fatto che avesse delle gambe particolari ed erano diverse insomma dagli altri tavoli che avevo visto. Insieme al tavolo ci va la cristalliera, che è dello stesso modello. Poi se mi giro, quindi mi metto con le spalle al divano, abbiamo la zona ingressino, che io per adesso ho sistemato così, però se accettano vari consigli per magari per abbellirla di più, ho voluto ricreare una specie di cassa panca, l'idea di panca sotto e di appendini sopra, dove appunto sopra appendo tutti quanti i vari giubbotti, borse e cose varie, e giù ci poggio le borse, e dentro qui nella questa puff ci vanno le borse che io non utilizzo così spesso. Al muro ho attaccato una mensolina sulla quale appunto ho il modem, tutto quello che serve, lo sport, la tasca e altre decorazioni. Però ancora c'è qualcosa che non mi convince in questa zona, devo sistemarla. Se proseguiamo più avanti abbiamo la televisione che abbiamo appeso al muro, quindi si può appunto girare col braccio, insomma girevole, si può girare sia verso la zona appunto del divano sia verso la zona del tavolo. E poi proseguendo abbiamo la cristalliera. Sopra alla cristalliera abbiamo delle decorazioni che ho utilizzato il giorno del matrimonio, e poi quando vi farò il video sul matrimonio vi farò vedere. Questo è il portabuste che ho realizzato sempre io con i girasoli. Poi abbiamo vari oggettini, candele, cose varie, perché mi piacciono molto sia le candele che le lanterne. Una foto, un'altra foto del matrimonio, è una Polaroid che mi ha fatto mia cugina ed è stupenda. E poi abbiamo una sveglia e altre decorazioni varie. Nella parte inferiore invece abbiamo la cristalliera, e appunto sono quattro scompartimenti della cristalliera. Abbiamo sopra delle coppe, delle tazze e delle altre tazzine che mi hanno regalato per il matrimonio. Giù invece abbiamo questi piatti stupendi che mi hanno regalato per la promessa, che sono quadrati e sono bellissimi e sono anche molto molto pesanti, e dei bicchierini da liquore e un'altra decorazione. Sopra abbiamo invece il reparto, diciamo, bicchieri di spumante, un liquore e varie insomma tazzine e tazze e bicchieri. E giù invece il set completo che mi ha regalato mia suocera dal compleanno, e le porte, quella di fronte porta appunto alla camera da letto, quella di destra porta al corridoio. Quindi di qua abbiamo il letto e da questa parte abbiamo l'armadio. L'armadio è di IKEA, mentre il letto invece è di un mobilificio qui nella zona. Infatti è diverso. Però siccome il mio obiettivo è fare la cabina armadio un domani, abbiamo preso l'armadio separato. Allora, di qui abbiamo il comò, che è fatto in questo modo con questi cassetti bellissimi, per quello ci è piaciuto subito. Questi cassetti tipo a onda. Non so se riuscite a vederli, forse ve li apro, si vede di più, ecco, sono tipo a onda, stupendi, e anche i comodini sono della stessa maniera. Qui mi sono un pochino tipo ispirata a Instagram, Pinterest, eccetera, eccetera. Questo è il mio bellissimo cuscinetto, cuscino delle fedi. E questo invece è il guestbook che c'era al matrimonio con le impronte di tutti quanti i miei invitati. Questo è il regalo che mi ha fatto mia cugina, questo è il regalo che mi ha fatto una mia amica, e questa è la bomboniera di un'altra mia amica. Il vaso invece l'ho preso io. Poi abbiamo la sedia, questa sedia è una sedia che utilizzo per appendere la sera tipo le robe quando mi corico, ed è una sedia che avevo prima nella stanzetta quando stavo da mia madre. Io l'ho semplicemente rivestita con questa copertura nella attesa poi di comprare una poltroncina. Questo è il comodino mio, e
e questa è la parete, come vedete, sulla quale penso che prima o poi ci andrà un bel quadro, perché così è molto vuota. Questo è il mio comodino, molto essenziale, con anche in carica batteria. E poi abbiamo il letto, appunto, che sto cercando di sistemare il più possibile a modo americano, ma non sto riuscendo molto bene. E di qua abbiamo il comodino di Fabio, molto vuoto, come potete vedere. Abbiamo solamente un profumo, una sveglia che gli ho regalato io tanti anni fa quando andai a Barcellona, e un'immagine sacra. Di qua, vabbè, abbiamo la pennina, sempre per le robe per la sera. Ci giriamo e di qua abbiamo il mio amico caro, sempre ventilatore. Allora, l'armadio, abbiamo detto che il Pax normale, quello di Ikea, la cuccia di Mia perché dorme lì, e poi vabbè, qui cose così random, il ventilatore così sempre random, il mio angoletto, diciamo, beauty sbarra bijou. Allora, questo me l'ha fatto papà mio, guardate un po', ce l'avevo anche giustamente all'altra casa, devo solamente tingerlo adesso perché questo colore non c'entra nulla con la camera. Abbiamo i cassettini, me l'ha fatto, gli ho fatto vedere la foto che avevo visto su internet e me l'ha rifatto così, e di qua posso mettere tutte quante le foto. Poi di qua abbiamo il mio angolo Assisi, quindi con varie cose che ho preso da lì che mi piacciono tantissimo, un altro angolo per mettere orecchini, cose varie, e la bambolina che ho preso da Barcellona. E qua abbiamo un piccolo angolo con profumi e specchio per, appunto, mettermi gioielli. Allora, questo è il corridoio, che se avete visto il video precedente sulla casa, prima era completamente diverso, adesso l'abbiamo abbassato, non so se riuscite a vedere adesso con la luce, la spengo, ok. Abbiamo abbassato con un controsoffitto in cartongesso, abbiamo inserito i faretti, che era altissimo, e io ho intenzione di fare tipo una galleria di quadri, già ho iniziato, e quindi se avete dei consigli fatemelo sapere. Se poi ci giriamo di qui, abbiamo un ripostiglio che è meglio che non vi mostro perché c'è un casino, e questa è la scala poi dell'appartamento che sta sopra al primo piano, che però non è il nostro, è in affitto. Ok, proseguiamo. Qui ho già iniziato a mettere dei quadretti, almeno mi sembra più casa. Qua abbiamo la spiaggia di Porto Cesareo, qui abbiamo la nostra piccola Mia, i vari momenti della crescita, e questa è la prima foto del matrimonio che il fotografo ci ha mandato come regalo di quel giorno. Il giorno dopo praticamente ce l'ha mandata ed è bellissima. Allora, questa è la cucina. Il pavimento è lo stesso, dal corridoio fino a tutta la cucina, ed è l'unica parte della casa, e come dicevo nell'altro video, che è stata ristrutturata, a parte il camino che è rimasto perché l'ho volutamente fatto rimanere. Quindi abbiamo una Mia che passa, abbiamo il tavolo, che è un tavolo di quelli, diciamo, che avevano un tempo le nonne, che papà mio ha tutto quanto riverniciato e risistemato qui sopra, e non ho voluto mettere nulla come rivestimento perché magari lo posso utilizzare per fare il pane, la pizza e cose varie. Invece le sedie sono di Ikea. Di qua abbiamo una piantina che mi sta tipo per morire perché non ho per niente il pollice verde. Di qua abbiamo la finestra che avete visto nella camera da letto, e di qua questa è la porta che va nel mio studio / stanza così jolly. E poi di qua abbiamo questo carrellino che penso che prima o poi farò fuori perché lo odio, la televisione, questo mobiletto che vi ho detto che ho preso appunto dall'Ikea nel video che già avete visto, e questa è la mia cucina. Questa è la cucina che abbiamo preso interamente bianca, anche se adesso un pochino forse me ne pento. È la classica cucina già componibile, quindi abbiamo il frigorifero con il freezer, un pensile, il forno, un altro pensile, i cassetti, due altri mobiletti e tutti qua tutti altri pensili sopra, e la cappa. Sto facendo la pasta perché è domenica, questo video l'ho girato tipo in 25.000 giorni, e sto cucinando perché dobbiamo panzare.
che era l'unico momento in cui questa cucina era decente, perché si è sempre incasinata. Che già l'ho sistemata con appunto tutto quanto quello che concerne la cucina, volevo mettere un'altra asta lì con quello che poi ho comprato, perché lì ci volevo mettere il sale, tutte queste cose tranne quello, volevo metterle sopra in modo che non mi creasse, appunto, non mi occupasse altro spazio. Poi di qua abbiamo la lavagnetta che io tanto adoro e amo della Lidl, con le nostre fotine. E poi di qua abbiamo la classica cucina economica, che non so se dalle vostre parti si utilizzava una volta. Qui praticamente le nonne cucinavano, lì c'era il fuoco. E qui in realtà non c'era questo piano, abbiamo messo noi per avere più spazio. Qui c'era un vero e proprio buco in cui appunto qua si mettevano i carboni, si facevano ardere, e poi qui praticamente si cucinava con la pentola, e poi c'era la cappa su che prendeva tutto appunto i fumi, e lì c'era il camino. Quindi le nonne cucinavano in questo modo qui, almeno da me, non so da voi, nelle vostre zone d'Italia. Il camino non l'abbiamo ristrutturato perché, come vi ho già detto, l'idea è un domani di trasferirci da questa casa, quindi non ne valeva la pena investire per qualcosa che poi, insomma, non era definitivo. Sopra, a parte questi dettagli che ho fatto io con il ventilatore, togliendolo da qua, ho fatto il macello, però lo ridipingerò. Sopra abbiamo la cappa che appunto va fino a su, e qui una scritta che ho messo io, mi piace tantissimo, e poi vari ricordini del matrimonio, questa è una piccola orchidea che ci hanno regalato per la casa, e tante cose. Il congelatore, che è enorme e prima o poi lo cambierò, però anche questo è momentaneo. E poi sopra ho fatto due mensole sulle quali sembra che le mie orchidee che mi hanno regalato dal matrimonio hanno trovato l'habitat naturale, perché stanno bene. Prima stavano morendo sulla vetrata perché era troppo calda, e quindi le lascio qui tutte e tre. E di qua poi si va nel giardino, parlo piano perché se non mi sentono. Questo giardino con Mia che sta ammazzando le mosche, e è un giardino abbastanza grande. Qui le case da me sono quasi tutte così, e niente, appunto, prima c'era praticamente questo pezzo di terra, c'era anche da questa parte, e c'era solamente un piccolo sentiero al centro con i mattoni. Noi abbiamo tolto questa parte di terra, abbiamo tutto pavimentato in modo da avere appunto più spazio durante l'estate. Di là abbiamo un piccolo ripostiglio all'aperto per mettere la legna, e anche lo stendino quando piove, una Mia che si rotola, e poi di qua abbiamo dovuto recintare tutto perché con Mia quando piove va nella terra, e non vi dico il macello che combina. Questo è un albero di limone, di limoni, e questo è di mandarino. Vi volevo mostrare i limoni che sta facendo, non sono limone ma sono bombe a mano praticamente, non so se col sole riuscite a vedere. E quello è il mandarino. Sì, lo so, il muro di fronte è nero, però dovremmo prima o poi tingerlo, però siccome non è nostro ma è dell'altra signora, non è che sia molto convinta di volerlo tingere. Quindi abbiamo detto, questa è la cucina. Proseguendo di qua andiamo nello studio / stanza Jolly, la chiamo io, la sapete ormai, perché c'è un po' di tutto. Se avete visto il video, quello sul makeover della stanza, e se non l'avete visto vedetelo, questa abbiamo montato insieme e sistemato questo spazio, diciamo, di studio, e in realtà l'ho dovuto poi tingere perché così come era così non mi piaceva come colore. Ora devo tingere ancora quella e questi, ma non so quando. Quindi questa è la stanza, e l'avete già vista più o meno già in quel video. Questa è la porta della camera da letto, qui ho sistemato l'angolino dove giro i video, questa sparirà spero a breve, altrimenti se non la vendo la metterò come legna per il fuoco, perché mi occupa tantissimo spazio, anche se comunque adesso la utilizzo come tipo libreria. Di qua poi abbiamo l'angolo lavanderia, non so come chiamarlo, come vedete ci sono le robe appese, ma non me ne frega niente perché questa è una casa, quelle devo stirarle e stanno lì. Questo è il ferro da stiro,
qui dovrò fare qualcosa alla parete, tipo quadro e cose varie. E di qua poi invece abbiamo la scarpiera con il velo del mio addio annubilato e sopra il quadretto che abbiamo realizzato noi insieme in qualche video fa, parecchi video fa. Di qua andiamo nel bagno. Allora, questo è il bagno, è piccolino, però c'è abbastanza, cioè, voglio dire, c'è tutto e quindi va bene così. Quindi questo è il bagnetto, non c'è niente di che, ragazzi, è un semplice bagnetto. Questo è il mobile che abbiamo preso per il lavabo, questo è il mobiletto dell'IKEA per il bagno, sopra varie decorazioni, niente qua, asciugamani, sanitari, non ce ne frega niente, lì c'è una piccola angoliera per mettere tutti quanti i prodotti. Poi ci diciamo di qua e c'è la doccia, che ve lavo perché proprio si è appena fatta la doccia, vabbè, lì c'è un asciugamano e appunto questa è la doccia. E invece poi di qua dietro abbiamo il cesto della biancheria sporca, gli accappatoi per gli asciugamani e qui un altro asciugamano. Questo è il bagnetto piccolino ma confortevole. Quindi niente, ragazzi, questa è casa mia e io mi auguro che vi sia piaciuta. Se avete domande o dei consigli su come migliorare, su come decorarla e su come sistemare magari le varie cose, fatemelo sapere giù nei commenti e vi mando un grosso bacio. Come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!